Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, qui è Niccolò Carosio che vi parla e Marciano che vi parla per l'ennesima diretta. Ne avrei fatto volentieri a meno, ma è il caso che si mettano le mani avanti, visto che nella giornata odierna un altro giudice del Tribunale Bolscevico di Imperia mi ha condannato ad 8 mesi di reclusione, più risarcimenti vari e spese processuali per aver pubblicato nel 2011 un libro denuncia sulle disfunzioni della ASL imperiese, disfunzioni molto tra virgolette, che portarono alla fine orribile di mio padre Pasquale Marcianò, il giorno 3 aprile 2011. Il giudice, dottoressa Marta Maria Bossi, quindi qua devo correggere, dottoressa Marta Maria Bossi, con il pubblico ministero, che tra l'altro è incompatibile poiché denunciato a suo tempo nel 2017, se non erro, per aver assunto il ruolo di avvocato difensore del sottoscritto pur impersonando l'accusa nel processo sempre ASL, che era allora all'epoca presieduto dalla dottoressa Bonsignorio, la quale insieme alla PM Vercesi fu denunciata presso la Procura di Torino per questo reato nel caso della procedura penale. Il giudice, dicevo, Bossi ha ritenuto fondate, era chiaro sin dall'inizio che sarebbe stato così, le doglianze della parte civile e della pubblica accusa, dottoressa Vercesi, benché sia mancata la testimonianza cruciale del dottor Bernardini dell'ospedale Humanitas di Rozzano. Correggo qua, scusate, e che poi cambio il testo. Testimonianza esclusa inauditamente dal togato imperiese. Perché, direte voi? Perché il medico avrebbe confermato che la diagnosi di morbo di Parkinson fatta nel 2005 era errata e quindi il mancato trattamento per un tumore cerebrale in fase iniziale, glioblastoma, nel 2005 fu la causa dell'evoluzione alla fase 4, quindi terminale ed incurabile e inoperabile, del tumore e quindi del decesso tra mille sofferenze, tra l'altro a causa delle piaghe da decubito, che per stessa ammissione del dottor Alberti nella sua testimonianza oggi in tribunale erano state diagnosticate già nel 2010 durante il ricovero presso l'ospedale di Sanremo, cosa che venne nascosta ai congiunti e questo evento, secondo il codice penale, è un reato, ma anche in questo caso il giudice ha fatto finta di non sentire. A nulla sono valse ovviamente le prove che dimostravano come le lesioni sacrali di livello 4, quindi fino alla spina dorsale, patite dal Pasquale Marcianò sino alla sua fine, a causa della completa assenza di presidi anti-piaghe. E anche qui vediamo la falsa testimonianza del medico, allora direttore del reparto neurologico di Sanremo, il quale dichiara falsamente che i presidi erano presenti, cosa che invece le fotografie mostrate dalla difesa dimostrano non essere vero. E quindi mancanza di presidi antipiaghe da decubito e di assistenza idonea perché il paziente, immobilizzato, tra l'altro riempito di sedativi, aveva necessità di essere spostato almeno ogni 30 minuti, cosa che non fu fatta. Questo, ripeto, è reato procedibile d'ufficio, neanche su querela, ma la magistratura già nel 2011, informata di questo, fece spallucce. Il giudice aveva l'ordine di condannare Rosario Marcianò, ordine partito dal Ministero della Giustizia, ad oggi nelle mani del ministro Bonafede, che adesso vuole tra l'altro eliminare la prescrizione, a 19 giorni dalla prescrizione, e qui si ha la conferma che la recidiva contestata per infliggere le precedenti altre due condanne in altri due procedimenti prescritti è del tutto infondata ed illegittima, perché se questo tribunale, se questo in questo procedimento la recidiva non è stata considerata, evidentemente non c'era e quindi i reati anche nei precedenti due processi che sono andati a condanne non definitive di primo grado
sono contestazioni di illegittime, quindi recidiva illegittima, e quindi procrastinare della prescrizione non era assolutamente da tenere in conto, perché se non è tenuto in conto in un procedimento, non può essere tenuto in conto in un altro. La recidiva o c'è o non c'è, signori giudici. La dottoressa Bossi, che qui erroneamente ho continuato a chiamare in un altro modo, ha anche disposto che la notizia della sentenza sia pubblicata per una sola volta sul giornale di regime La Stampa a spese dell'imputato. Aspettate voi che adesso vi parlo. Quindi, quello che ho scritto adesso, diciamo, aspettate che intanto correggo il nome del giudice, così il documento rimane corretto. Dunque, dicevo, siamo di fronte ad un altro fumus persecutionis, perché è chiaro che se Marcianò a 19 giorni dalla prescrizione viene condannato ignorando le richieste di rinvio da parte dell'avvocato della difesa, dovute al fatto che il testimone Bernardini non c'era, perché la raccomandata evidentemente non gli era arrivata per tempo o perché aveva avuto qualche inconveniente. Comunque sia, il testimone cruciale andava sentito. Invece il giudice Bossi ha deciso ovviamente che la testimonianza di Bossi era ininfluente, a prescindere da quanto avrebbe potuto affermare, asserire durante la testimonianza, e tantomeno il giudice ha tenuto conto ovviamente delle dichiarazioni del sottoscritto, che si è sottoposto ad interrogatorio da parte della pubblica accusa, da parte della parte civile e dell'avvocato della difesa. Ovviamente io nella testimonianza non ho fatto altro che ribadire e confermare quanto scritto di mio pugno nel libro Ho cercato di salvarti, perché se i fatti sono veri, così come è vero che sono veri, non si tratta di diffamazione. E ribadisco qui, a distanza di anni, 7 anni e mezzo, che quanto dichiarato nel libro corrisponde a pura verità, perché non mi sono inventato niente. Per cui, siccome non posso essere condannato due volte per lo stesso reato, io ribadisco che quanto è scritto nel libro è reale. Leggetelo e poi mi direte se non siamo di fronte, nel mio piccolo, anche a un altro caso Bossetti, dove le procure fanno quello che cazzo gli pare, perché i giudici comandano, perché i PM comandano, perché gli avvocati non comandano un emerito cazzo di niente, perché sono loro a decidere fin dall'inizio, a prescindere da quelle che sono le prove a discarico dell'imputato, se l'imputato deve essere condannato o meno. Ora, a loro non interessava tanto una condanna, perché tanto sanno che non pago, né in termini finanziari né in termini di galera, ma sanno benissimo che possono sputtanarmi con i loro pennivendoli, che scriveranno quello che cazzo vorranno scrivere, come è già successo nei casi precedenti, a titolo solamente diffamatorio. Io logicamente in tribunale al giudice ho contestato, e al PM anche, Monica Vercesi, dottoressa, che quando sono stato definito più volte merdanò dai giornalai, pennivendoli, ladri, cialtroni, truffatori, Parenzo e Cruciani, merdanò, le procure d'Imperia di Roma hanno insabbiato, non hanno archiviato, hanno insabbiato. Quindi dico, se nel libro c'è scritto quanto contestato, dottoressa, dall'aspetto deprimente, e tale parola viene definita diffamazione a mezzo stampa aggravata, allora mi devono spiegare perché merdanò non vale, perché merdanò non è diffamazione, e perché Cruciani Parenzi e Parenzo, o come cazzo si chiama, nelle varie dirette successive si vantano del fatto che la procura ha deciso di non farne niente delle mie denunce. Allora, questa giustizia, la giustizia, c'è scritto la legge è uguale per tutti, buttatela nel cesso, io vi ci cago sopra, perché la giustizia non vale un cazzo su questa terra. Però c'è la giustizia divina, cari giudici, attenzione, perché la giustizia divina, quella c'è e vi punirà, perché voi siete dei paraculi, però
Chiaramente lassù dovrete risponderne. Non ne risponderete qua perché rispondete agli ordini del Ministero della Giustizia, ma ne risponderete lassù. Quindi, ennesima condanna è un onore. È un onore essere condannato da questi giudici. E quindi quello che verrà definita come una mia rosicata da parte dei De Massis vari, che chiaramente non sono stati mai perseguiti per diffamazione, per stalking e per altri reati, perché la Procura di Roma, come anche la Procura di Imperia, la Procura di Pescara, la Procura di Anciano, coprono questi malviventi che sono pagati dallo Stato, dal governo attuale, come dai precedenti. Quale cazzo di governo del cambiamento? Non è cambiato niente. Sono sempre tutti pagati per rompere il cazzo a Gesù Cristo. E allora, condannato è un onore. E adesso baciatemi il culo. E un caro saluto a tutti gli amici.